telefonata della tanca. Tutti quanti, 3, 2, 1. Hola, 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 io sono Max dei Barro Fronzo. Benvenuti a una nuova puntata della Castlecraft. Allora, oggi, inaspettatamente, dato che io sono tornato a registrare, allora è tornato a tutti quanti voglia di registrare, siamo in 500 all'interno del server. Passo a salutare uno per uno. Silenzio, stronzo. Allora, ciao signor Lord Kyle. Bianco. Ciao, ciao, ciao. Ciao signor Sergei. Ciao. O Cramone, redivivo. Ehi là. Il bimborone che non ho idea se mi senta, ma fate finta di sì. Perché tipo in teoria, eccolo là, sì che può fare. Poi chi c'è? Vabbè, ultimo, ci sono ultimo. Io. Ultimo, ma mai ultimo, il signor Mabone De Negronis. Salve. Come stai, salve. Mabone? Anche te, tipo una vita che non ti sento, non ti vedo, sì, non ti parlo. Io tre settimane esatte che non loggavo sul server. Minchia, ragazzi. Beh, abbastanza, insomma. Vabbè, però ormai siamo grandi, abbiamo tipo le responsabilità. Insomma, boh, la smetto di dir cagate. Sì, comunque, va, sì, ecco, comunque, vabbè, al di là di queste cose qua, io sono entrato, come ovviamente state vedendo, in quella fase della Towncraft nella quale vai in giro con sto cazzo di termometro, no? Tipo a guardare tutto quanto quello che trovi per raccattare i più aspetti possibili. Naturalmente, in questa questa fase è preceduta una frase preparatoria. Nella quale mi ha aiutato il signor Ocramone, d'accordo, che praticamente si è messo là molto lameramente con la pagina della wiki a dirmi tutti quanti cazzo di aspetti, come si prendevano, perché e con che combinazioni. Ma no, però non devi dire così, devi dire io. No, invece no, il cazzo, perché io sono tre video, d'accordo, che guardo i video di Carbo, guardo le cose. Ma poi devi dire con l'intelligenza, no? Sì, c'è, no, i coglioni. Ti sei messo là con la pagina della wiki, perché io avevo veramente i testicoli pieni di sta cosa qua. Allora ho detto, senti, facciamola in 20 minuti, che almeno risparmio tempo, perché c'ho da lavorare e non è che posso perdere tempo in questa maniera qua. Allora, mentre io sto andando in giro praticamente a fare queste cose, a prendere tutti quanti gli aspetti possibili immaginabili, io mi sto preparando almeno psicologicamente alla seconda fase della Towncraft, che sarà ricercare tutto il ricercabile, nel senso che l'altro giorno c'è stato il signor Vimborone che mi ha detto, guarda che la Towncraft è easy mode, nel senso che non c'è il giochino, però ti ciuccia più aspetti, quindi per cui adesso io sono là che cerco aspetti. Tra l'altro, adesso sono le 17:15. Mi ha fatto una pausa, ma vi siete accorti? Che cazzo hai di sbagliato in testa, maledizione? Allora, c'è un craftino pronto per te nella crafting table magica. Siamo a posto, cazzo. La lava, ok. E cosa cazzo stavo dicendo? Mi ha interrotto. Sì, sono le 17:15, sono le 17:15 del 6 di giugno del 2015. Festeggiamo perché 8 anni fa io mi mettevo insieme alla mia primissima ragazza. Ciao Camilla, la salutiamo. Oggi chissà che cazzo di fine ha fatto. Così a caso. Ah, vabbè, ciao Camilla. Sono date che ti rimangono tipo in testa. La figata è che tipo con la prima ex mi sono messo tipo il 6 del 6, con la seconda l'8 dell'8, quindi adesso bisogna trovarne una con la quale mi metto il 7 del 7. Dato che non è ancora passato, io ho un mese e un giorno per trovare la donna della mia vita. Fatevi avanti, perché ancora. Ma vabbè, stronzate cosa? Sì, lasciamo stare. Questa cosa è stata piuttosto triste, ma oh, ci sono altri youtuber che fanno anche peggio. Comunque, al di là delle stronzate, allora, io voglio anche io il ring del negro. Ascolta un attimo, signor Vimborone, ma tu hai detto ci pensi un negro che vola? Vabbè, sembra. Prendi Mr. T, tipo che. Oh, sono si può uscire da sto cazzo di posto, ok. Signor Vimborone, tu hai detto che le ricerche si possono fare a prezzo maggiorato, anche se non c'è il mini giochino. Vuol dire che io posso già craftarmi gli oggetti alla cazzo? O comunque prima ci devo cliccare sopra con il mio libricino di merda? Attendiamo la risposta del signor Vimborone. Prima pam, ci pam. Clicchi. Ok, zan 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 zan. Tao Monomicon. Per sbloccare. Allora, facciamo finta che io vado nella Research Duplication. Che figo. Che vado là delle bacchette, perché voglio farmi tipo tutte le bacchette mega fighe grosse. Hai Taumion Wand Caps, c'hai Silver, c'hai Copper, c'hai Wand Focus, Portable All, Equal Trade, Shock, fantastico. Chissà se i caps si fa. No, chissà se i cap. No, si. Porca puttana, c'è una fottuta crafting station libera. No, c'è tutta la. Non sono casse, vaffanculo. Tra l'altro. Allora sei tu che hai messo quella merda, non sono casse. No, 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 non sono io che ho messo quella merda, però condivido appieno il pensiero di. È stato persona. Serra. Bastardo. Dai, io ho scritto solo Suka. Ah, ecco. È stato Carbo. Dov'è la stazione della tank? Madonna santa, che in sto casino non si trova mai niente. Oh, comincio a capire mia mamma. Senti, che mi non diceva. Sembra a casa tua. Ecco, no, perché a casa mia io nel casino trovo la roba. Mi direi, è casa tua, sai dove no, la no. Roba. Allora, a parte il fatto che casa mia è molto più tipo ordinata di un tempo, perché tipo non c'è così tanta merda. Ma al di là di questo, cos'è sta roba? Insufficient vis.
all'interno della che forte. Aspetta, io che cazzo di cosa ho? Capacity 50. Devo riempirmi la bacchetta. Infusiao. Va bene, datemi 30 secondi che faccio il giro di tutti quanti i nodi della Terra per ricaricarmi la bacchetta. Arrivo. No! No! Oh, ma fucking Hola, hola, hola! Io sono Max dei Berro Fronzo. Benvenuti a una nuova puntata della Castlecraft. La puntata, cioè non la puntata, la serie. Max il culo! Come si chiama? La serie di YouTube nella quale io gioco con la Geek Battery e facciamo le cose insieme. Tipo costruire i castelli. Allora, siamo al di sotto della power plant sovietica del signor Sergei. Ed è figo perché se voi guardate praticamente dalla minimappa c'è proprio la falce e il martello che è costruita benissimo. E quindi io praticamente per controbilanciare questa cosa qua molto probabilmente mi farò una celtica sopra al, come si dice? Avete capito, no? Esattamente. Allora, oddio, ma qua c'è un altro. Cos'è questo qua? Terra e basta. Bene, ho trovato un altro nodo fatto solamente di terra. Allora, oggi giocano con me X persone, e dove X è tipo un numero enorme. Allora, innanzitutto buongiorno Carbuncles. Ciao amici. Tipo Carbuncles non si vedeva in sto server più o meno da settembre scorso, però è ritornato. Ecco, buongiorno al signor Vimborone. Vimborone mi sta sentendo? Sì, eccolo qua. Il signor Okarama. Ciao. Eccolo lì. Poi ci sono io e in teoria entra ed esce anche Ikimoto, però non ho ben capito. Allora, dato che siamo a mezzogiorno, è improbabile che anche oggi salga la cazzo di Blood Moon. Se mai io dovessi leggere la scrittina The Blood Moon is Rising, io interromperò senza neanche il minimo preavviso la registrazione e la ricomincerò nel momento in cui noi praticamente ci rimetteremo a... avete capito? Perché non è possibile che io quattro registrazioni ho fatto e quattro registrazioni è venute fuori la Blood Moon, quindi porca puttana. Allora, io volevo farmi tipo tutta quanta la raccolta di noduli che ci sono qua in giro, ma per raccogliere i nodi ci vuole la node in the jar, per la node in the jar ci vuole una bacchetta gigantesca, per la bacchetta gigantesca ci vuole craftarla. Allora, praticamente, se noi andiamo qua della Taumonomicon, sezione taumaturgia, dice, ecco la Silverwood, the Blood Moon is coming, vaffanculo coglione. E devi praticamente, non è che te la crafti e basta la Silver Bull, devi avere la Silver Log. Ecco, e state venendo, attenzione. Sì, ma Carbon non c'è scrittina server davanti, quindi lo stai scrivendo tu e basta. Aspettate, attenzione, che adesso fa la sua scenetta. Server, ciao, coglione. Deve avere tutte quante queste cazzo di shard. Tra l'altro, è bello perché c'è una Balanced Shard che non avevo neanche idea che esistesse. E buttarla dentro il cartello. Cioè, lol, che cazzo di crafting incasinato. Va bene, comunque insomma serve roba della Towncraft. Allora adesso il signor Carbuncles mi aiuterà a fare roba della Towncraft, perché io non mi ricordo minimamente come si facciano le cose della Towncraft. Sei pronto, signor Carbuncles? Sì. Sono sopra al tetto di casa, di casa, di questa cosa. Allora, in linea teorica noi abbiamo tutti quanti gli strumenti. Eccoti qua, buongiorno Carbuncles. Io mi nascondo, te l'ho fatta, ti ho bighellonato. Allora, sotto, coglione. Allora, noi praticamente, mentre qua il server lagga, vedo i polli nascosti nell'aria e cose di questo tipo qua, noi abbiamo in linea teorica tutti quanti i pezzi per fare la Matrix, quella là che fa e ci fai le cose dentro, no? Che è il nome tecnico proprio. Se tu guardi dentro il taumonomico c'è proprio scritto esatto. E io ho già collezionato tutti quanti gli aspetti, perché mi pare che l'avevo già detto e se non lo sapete insomma ho fatto. Allora, questi qua sono i pezzi in teoria, perché abbiamo bisogno del Runic Matrix, gli Arcane Stone Brick, gli altri Arcane Stone Bricks e un sacco di questi pedestal del cazzo. Quindi per cui adesso spicchettiamo tutto a suon di picconate e andiamo a fare questo coso. Allora, signor Carbuncles, dove... sì, dai, diciamo che facciamo questo cazzo di Arcana Matrix, questa roba di infusione per la Towncraft. Dove cazzo la facciamo? Perché abbiamo bisogno proprio di un intero reparto, un intero ripiano, nel quale operiamo queste cose qua, tipo, giusto? Sì, immagino io. Facciamola qui. A casa mia, Max. Va bene, ma casa mia è tipo completamente non spianata, è tipo una merda di posto.
Sì, ho una casa. No, non ho una casa, però ho un lotto. Ho un terreno che praticamente mi avete consegnato. Quindi adesso proviamo ad andare bene. È proprio bello il tuo mantello, Max. Grazie, Carbuncles. Ma proprio bello. Sì, guardate com'è bello. Divento la Madonna. Guardate che bello che sei. Madonna Santa, sono una via di mezzo tra un templare e la Vergine Maria. È molto bello. Tutto è più questo. Dinamico come mantello. Guarda, c'è il mantello. Sì, guarda come. Tra l'altro, qua ci stiamo avvicinando al Quarry. Quindi io devo andare dall'altra parte perché non mi avete fermato. Basta, adesso faccio tutta quanta la registrazione così che mi si vede questa cosa agghiacciante sopra la testa. E il signor Carbuncle, sei bello perché non ne ha una. Ecco, Vimbor, per carità di Dio, che c'è il jetpack e le ali da pipistrello, è proprio Batman, non è che sia chissà che figo. Probabilmente mi vuole passare davanti solamente per far notare che Splat, che ha come titolo praticamente il coso, che The Master Cheater. Ecco, vedete, la gente sta giocando con i cazzo di titoli perché se li rinomina, e infatti Carb è The Master Cheater mentre quell'altro è The Fillerman. Allora, dov'era il mio lotto, tra l'altro? Era tipo di qua. Quello più disastrato di tutti, no? Se non ricordo male. No, adesso sono le tre, quindi... Cosa... No, non l'ho capita perché stavo attento a quello che stavo dicendo io, dimmi. Ho detto, dov'è il tuo lotto? Sono le tre, quasi le quattro. Wow. Cioè, non lo so, ma tipo... Potresti cacciare il tizio che ti scrive le battute, Carb? Cioè, secondo me le dici per scommessa ste cagate, perché non è possibile che tu sia realmente così stupido. Va bene, facciamolo qua. Allora, aspetta, io lo disegnano così. Allora, questo no, allora. Adesso io tipo riempio di terra in maniera tale che sia più o meno agibile come terreno, anche se rimarranno dei buchi spaventosi, non è un problema. Non in mezzo a niente ci sono i mob cattivi. Carb ha aggiornato il game dopo essersene andato. Eccomi qua. 30 secondi e arrivo, intanto che tappo i buchi, eh. Dove lo facciamo? Dove lo facciamo? Facciamolo qua, a caso. Allora, come cazzo... Mamma mia, sta venendo notte, io ho paura. Allora, aspetta un attimino. Dunque, alchemy. È in alchemy, vero? La taumaturgia. Infusione... Taumaturgia, basic info... Artifice, la carpenta, eccetera, accise come texto, non lo so. Devi chiederglielo tu. Arcane stone... Eccolo qua, infusion. Ho fatto la runic matrix che mi costava 40 di ordo, porca puttana. Ho fatto i pedestal, allora ho bisogno dell'arcane stone brick, che ne ho 4. Arcane stone bricks, eccolo qua. Ti venisse la cacarella verde, te lo giuro, oh, sei di un fastidioso, porca puttana. Te che il vento entra che lo dico. Sì, ho capito, ma non rompimi il cazzo in ogni modo che conosci, maledizione. Aspetta che faccio le cose. Sembra una registrazione di Barro Frozo da quante scrausa, cazzo. Allora, mamma mia, oh Krama, levamelo dalle... No, Vimbor, levamelo dalle palle tu, perché sennò ti giuro che commetto un omicidio. Ma no, ho un pollo, non puoi usarlo. At least I have a chicken. Un pollo. Questo sei dei bullsire. Corre come il vento, bullsire. Ma sai che in quelle, oh, con quell'elmetto, Vimbor, sembra che c'hai i baffi alla Hitler, lo sai? Guardalo bene in faccia, sembra che c'hai i baffi alla Hitler. Ok, com'è? Funziona così? Sì. Basta! Cazzo! Che fastidio di persona! Levatemelo dalle palle. Vieni qua, cazzo. No, 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 no. Ti do fuoco, vieni qua, cazzo. Un sacco. Ecco. Stupido. Dov'è la mia rapier? Ah, ho trovato la mia rapier. Ce l'aveva quel cazzone di Kyle, tipo. Levati dalle palle! Che qui non è più una spada quella roba, tipo... Ma senti un attimo, com'è che non funziona? Che cos'è che sto dimenticando? Hai cliccato con la bacchetta sulla Granic Matrix, carica, deve essere carica. Cosa, la bacchetta? Hai 100, 100, 100, 100. Stai scherzando? No, no, forse 50, qualcosa del genere, non mi ricordo precisamente. Ah no, 25, 25, 25, 25, ecco, questi forse non ce li ho, vediamo un po'. 50, 50, no, ce li ho, cazzo. Allora. Oh! E cazzo, da quanto che non vedevo sta cosa. Tra l'altro adesso è tipo inutile, nel senso che non ci sono gli aspetti, non posso fare le infusioni, non posso fare niente, quindi per cui probabilmente bisogna fare anche tutto quanto il resto. Bisogna fare il pedestal. Eh? Bisogna fare altri pedestal. Sì, ne ho qua, guarda, to, divertiti. Anche questi si piantano automaticamente, adesso li metterà tutti uno sopra l'altro a forma di pisello. Perché ti conosco così bene, Carb? Cioè, mamma mia, ragazzi. Allora, ah, tra l'altro, va bene, quindi... Aia! Ma chi cazzo... Ma vaffanculo, Carbanco, so.
Perché non c'è Pinno a difendermi? Ecco perché avevo bisogno di Pinno, cazzo. Perché, cioè, tipo, ti teneva a bada, ti metteva il guinzaglio, cazzo. Tra l'altro avvelenano anche, ah no, ti danno slowness. Perché, ah, mi sono paralizzato. Vediamo se abbiamo una patata che mi faccia al volo un'altra roba. No, no, sto giocando a LoL. Che cazzo c'entra? La patata. Ciao, patata. Ma tu fammi capire, perché se provi così tanto divertimento a giocare a sto gioco, a rompere i coglioni agli altri, non registri, non fai qualcosa di utile? Cioè, devi rompere le palle all'interno delle mie registrazioni, basta, non fai altro. Il tuo scopo nella vita è questo. Basta. Minchia, ragazzi. Dio santo. Ah! Stupida vacca, piantala, cazzo. Fastidio di uomo, che non sei altro. No. Bang, ma hai tirato in testa? Ho sentito il bling, cazzo. Sì. Quindi in teoria tipo mi hai prodotto un colpo mortale, però ho perso solo 3 cuori. Quindi beh sì, posso anche sopravvivere senza la testa, tanto è vuota. Non è che mi serva granché. Allora vediamo un po'. Questi cazzo di mattoncini. Ma no, ti ho beccato sulla mano. Lol. Il crucible, la fornace. Crucible, fornace, eccolo qua. Insufficient vis perché manca fuoco. Ma qui dentro ce l'abbiamo sicuramente. No, 5,25. Oh madonna, quanta merda che serve. Gli arcane alembic. Ma con ogni cosa. Allora, faccio 4 arcane alembic. Ci sentiamo tra una mezz'ora. Boh, niente, allora sentite un attimo. Io, se, ecco, Vimbo sta anche dormendo perché questo video è diventato noiosissimo. Io direi che questa cazzo di puntata finisce qua, perché mi sono rotto i coglioni di craftare le cose, d'accordo? E nella prossima puntata io probabilmente termino tutto quanto il craftaggio di tutto quanto questo gran casino, e probabilmente cominceremo praticamente a fare, non so, infusioni, sciogliere cose, dire a Carbo che fa schifo, queste cose solite qua, insomma. E allora, niente, quindi io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio. Vi invito a iscrivervi all'interno del canale di Berro Fronzo, così sarete sempre aggiornati con ogni puttanata che io condividerò assieme a voi. Io saluto le due persone che hanno registrato insieme a me. Ciao Bimborone. Buonanotte signor Krama. Ciao. Ciao Carb. Ciao. I canali di tutti quanti questi stronzi, compreso anche il signor Kimoto, Sergei e tutti quanti gli altri, fanno parte della Geek Battery e sono segnalati all'interno della mia descrizione. Se volete, date un'occhiata. Considerato che non altro è rimasto da dire, da Max di Berro Fronzo, portavoce ufficiale della Geek Battery. Adios a todos!